Buongiornissimo, buon martedì mattina. Mannaggia, ho detto buongiornissimo. Adesso brucerò l'inferno per tutta la vita. Mi sono sempre detta no, mai buongiornissimo Silvia. Invece stavolta sono incappata anche io. Ma buongiorno, sarà l'effetto di Antonio. Si vede che ieri mi ha completamente sconfusionato. Ma io oggi ho una bellissima ospite qui con me. Dai, presentati, fatti un po' sentire. Signore e signori, abbiamo con me Eliana. Ciao a tutti, grazie mille di questo invito. Sono veramente molto molto emozionata di essere qua con Silvia. Ma che emozione. Questa fantastica radio. No, perché emozione? Io sono emozionata davvero. Per me è un grande onore essere qua con te, quindi mi fa molto piacere. Non è adorabile questa ragazza? Già, li vogliamo tutti bene. E voi direte, ma chi caspita è Eliana? Eliana, tanto. In realtà io continuo a dire che per me è donna vagabonda. Esatto, di nome, no, di fatto mi conoscono solo così. No, diciamolo, allora Eliana non l'avete ancora sentita perché in realtà non è ancora partito il programma di Vie Naturali del Turismo, ma noi qui abbiamo una flotta di travel blogger agguerritissime che ogni giorno, ogni settimana ci porteranno da una parte e l'altra del mondo. Eliana è una di queste. Io non vi anticipo nulla perché sto in silenzio, non vi dico dove andremo con lei, però vi dico che oggi ce la teniamo qui a farci compagnia, perché così alla fine iniziamo a conoscerti. Beh, dai, due paroline su di te, così ti conosciamo. Sì, dai. Allora, va bene, Silvia mi ha fatto una fantastica introduzione, io non sarò assolutamente all'altezza di tutto ciò, anche perché lei è un'esperta della radio, io invece sono una novizia, quindi sono molto emozionata, ma questo già si sente. Allora, chi sono io? Beh, mi chiamo Eliana, questo l'avete già capito perché l'abbiamo già ripetuto. Sono una travel blogger, che probabilmente molti penseranno che i travel blogger sono quelli che viaggiano a scrocco, quando in realtà non è così. Non faccio parte di questa categoria. Magari. Magari, mi piacerebbe entrarci a mani basse, ma mi sa che non esiste. Però viaggio e scrivo fondamentalmente, quindi racconto tutte le mie esperienze che faccio durante i miei giri continui, vagabondaggi, perché ogni minuto che passa cerco di dedicarlo ai viaggi, se non materialmente viaggiando, però pensando alle prossime mete, organizzando, facendo itinerari, chiaramente ho anche un lavoro, ma parliamo di cose belle, non di cose brutte. Quindi mi occupo di questo, sono una viaggiatrice e ho un blog dove appunto scrivo le mie avventure. E infatti per quello donna vagabonda. Cioè, esatto, donna vagabonda perché appunto donna, vabbè, direi che si sente, è chiaro che sia una femmina, e quindi donna per quello, vagabonda proprio perché sento proprio un impulso non naturale ormai di continuare a viaggiare. Cioè, io non ce la faccio a star ferma, probabilmente soffro di iperattività e quindi devo sfogare questa iperattività nel viaggio, che per me è sempre un momento di arricchimento, un momento estremamente importante. Cioè, io viaggio e mi sento bene, invece che andare dallo psicologo cerco di viaggiare, ma questo non vuol dire fare viaggi per forza da 10.000, 15.000, 20.000 euro, perché sennò pensano che io sia qua milionaria che vado a spendere tutti questi soldi. Ma magari, rientriamo sempre in quella categoria, no? Ma magari, no, viaggiare anche vuol dire semplicemente prendere e vedere i luoghi più vicini a casa, quei luoghi conosciuti che forse grazie al Covid, perché è così, dobbiamo dare un merito, uno solo, a questa tremenda malattia, è quella che ci ha fatto riscoprire un po' il turismo di prossimità, no? Quindi quello più vicino a casa, quello che non si conosce così tanto, esatto. Quello che di solito uno dice, ma sì, ho tempo nella vita di vedere le certe cose che ho qua. No, io sono partita subito da quando ho aperto il blog con questo tipo di turismo, quindi sul mio sito troverete tantissimi articoli che riguardano la mia zona proprio e comunque zone anche limitrofe. Perciò per me anche dire prendo, esco e vedo una cosa che sta a 10 km di distanza che non ho ancora visto, per me è un viaggio straordinario. Ah, chissà quanti bei viaggetti che hai fatto. Ecco, quelli sono quelli che io amo. Nel senso, magari ho quella giornatina, prendo la macchina e vado. Nel senso, esatto. Proprio punto il dito a casa sulla cartina e dico, ok, vado a vedermi questa città. Bravissima, bravissima. È così, perché alla fine, secondo me, è vero che l'estero, il mondo ci offre delle opportunità incredibili. Cioè, vabbè,
spesso soltanto quelle isole meravigliose nei Caraibi che probabilmente mi vedrò solo di notte nei miei sogni, ma sempre per la questione, no, dei poveracci come me. Però è veramente così, cioè c'è un giorno libero, un pomeriggio libero, una mattina libera, bon, allora cosa c'è? Bene, c'è quel castello lì vicino che apre, c'è quel museo lì vicino che è aperto, c'è questo, c'è quell'altro. Per me sono questi comunque i viaggi, non per forza mettersi in macchina ore e ore o in aereo ore e ore, ma scoprire proprio le mete che ci emozionano, che poi può essere di vario genere ovviamente questa emozione, chiaro. Per la serie... In casa di Eliana non c'è mai la polvere, perché lei non fa in tempo. No, mi sa che ce n'è troppo, perché appunto uscendo non li faccio i mestieri. Hai tempo, no. C'è chi dice che sia tempo per girare il mondo, tu dici, ma sì, ho tempo per fare tanto, alla fine se non c'è nessuno in casa, che te frega? Sì, vabbè, c'è il mio compagno, ogni tanto sbuca, no? C'è anche lui, però vabbè, lo lascio fare. Ma sì, appunto, non ci ascolta nessuno. Ah, che bello, chissà quanti posti che hai visto. Ma hai viaggiato più estero o più Italia? Curiosità mia. Allora, credo più Italia, ora come ora. Bello. Anche se all'estero, non dico di aver visto tutto, perché non è possibile, però ho visto tanta Europa e mi piace soprattutto l'Europa, mi piace visitarla. Sempre con compagni di viaggi diversi, perché ad esempio l'Europa... tendo a visitarla con la mamma, mi piace andare in giro con lei. Invece per dire l'Italia, tendo a visitarla o da sola o con mio papà. Poi invece i viaggi un po' più avventurosi, tendo a farli invece con il mio compagno. Quindi ho questa intercambiabilità con i miei compagni di viaggio e ogni meta c'ha il suo, diciamo. Oh, che bello questo, che cosa originale! Sì. Che bello, ma sono proprio contenta, sì. Guarda. Sì, guarda, è bello perché non ci si annoia mai. Poi, anche quando mi si chiede, ma come fai, viaggi da sola? Sì, cioè io ho bisogno di 2 o 3 viaggetti, ma roba magari anche solo di 3 giorni, no? All'anno, in cui prendo e vado via da sola. Perché, cioè, ho proprio bisogno di stare bene con me stessa e di non avere stimoli ulteriori oltre a quelli del viaggio. Quindi prendo la mia macchinina e vado, esploro da sola. Figurati, sentire certi membri della mia famiglia mi vengono a dire, oh, da sola, una ragazza, dove va? Mamma mia! Però è così, c'è ancora tanta reticenza nel pensare che le persone... soprattutto donne viaggino da sole, eppure... Cioè. Tu sai che in questo momento sei l'invidia di molte donne che ci ascoltano, immagino. Ma io spero più che... Potessi farlo anche io. Ma io spero che più che essere l'invidia possa essere la prova che effettivamente tutti possiamo farlo. Ripeto, non c'è bisogno di dire faccio un viaggio, no, da milioni di chilometri da sola in un posto sperduto, anche solo... conquistarsi la propria libertà, no? Di quel weekend, di quel 3 giorni, di quel... però dedicarsi a se stessi. Questo non vuol dire poi non voler bene agli altri o non, perché poi ho sentito anche queste robe qua, cioè sentirmi dire, oh, ecco, lasci da solo il tuo compagno, che persona sei. Vabbè, ragazzi, cioè, a 30 anni non è che gli devo dare il biberon ogni 5 minuti, ce la fa benissimo vivere da solo, come lui è liberissimo di andare dove cavolo gli pare, voglio dire, non è che dobbiamo essere in codipendenza, mo di simbiosi michelica. Mamma cioè, mia, quindi, a me viene, manca l'aria solo a sentirle quando mi dicono, ma come no, no, sì, io esco solo con mio marito o esco solo col mio compagno, non andiamo mai da soli, sempre assieme, io, oh, oddio, mi manca l'aria. No, non ce la faccio, cioè, anche perché ho provato questa cosa tanti anni fa con una relazione passata, che era veramente una cosa soffocante, però quando ci sei dentro fai fatica forse a capirlo fino in fondo. Quando poi invece ti liberi della zavorra, proprio, esatto, no, che ti viene la spazzatura. Esatto, dico io. Che, bravissima, che ti ancora, no, al substrato terreno, alla fine poi hai proprio voglia di sentirti libera. E quindi cosa c'è di più libero che non un viaggio?
Ma io credo che sia una cosa anche molto caratteriale, perché adesso non è il fatto di avere o meno la, come dire, l'indipendenza economica da potersi fare il viaggio, perché, ripeto, anche solo andare a 50 km da casa penso che sia una cosa abbastanza permissibile. Credo che sia proprio il rapporto che le persone hanno con la propria solitudine, perché non è così scontata per nessuno. Io conosco tantissima gente che a parole dicono: ah, io amo stare da sola, e le balle. Poi dopo, quando ci si ritrovano, sono quelle che scorrono il cellulare per dire: ma adesso vorrei uscire stasera con qualcuno. Cioè, alla fine, stare da soli, affrontare anche solo, ripeto, un fuori porta, un weekend fuori porta, non è così semplice, perché le No. persone alla fine non riescono a gestirsi la propria solitudine. Credo Sì, che sia. assolutamente. Perché fa paura forse rimanere da soli, fa paura dire: ok, finché sono in casa, tutto sommato è il mio ambiente, no? La mia situazione di comfort, no? Che questo termine è super iper abusato, no? È la situazione di comfort. Poi appena dico, appunto, vado a 50 km, vado a un'ora, vado a 2 ore di strada, però se devi fare i conti con te stessa. Perché devi dire: ok, non c'è qualcuno che mi dà una mano con la valigia, piuttosto che mi tiene lo zaino, piuttosto che... Cioè, sei tu, punto. Ma anche nel Però con... godersi quello che si vede, io mi è capitato più Certo! di una volta di parlare con coppie dove insieme riescono a godersi proprio anche la bellezza di quello che vedono, vanno a vedere dei musei, vanno a vedere il castello, eccetera, tutto quello che è. Poi la stessa cosa fatta da sola, mi è capitato di sentire una ragazza, diceva: no, vabbè, sì, quel castello era carino, però vabbè, non avevo nessuno con cui condividere questa cosa. Ecco, Ma ecco, scusami, ecco. vai per condividere o vai perché ti interessa? No, fammi capire perché. E lì ho No, no. capito che c'è proprio un rapporto conflittuale con il fatto di essere da soli con se stessi. Cioè, la gente non è più capace di amare se stessa quasi. Beh, che filosofico, quest'ora del mattino, eh. Basta, No, 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 cioè, infatti, possiamo infatti. chiudere, andiamo, No, basta. no, no, pausa, caffè, diciamo due cavolate nel fuori onda perché sennò diventiamo troppo iperfilosofici, ci addormentiamo tutti. Poi spaventiamo gli ascoltatori a questo dicendo: oh, aspetta, mio Dio, 9:15 del mattino, no, 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 no. No, no, cioè Eliana, è troppo pesante, no, cambiamo stazione radio, cambiamo. No, 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 che ci sono persone alla guida anche, quindi noi vogliamo portare in sicurezza fino ai luoghi di lavoro. Non mi voglio assumere responsabilità di questo genere, Silvia, per favore. Esatto. Va bene, dai, pausa musicale e poi torniamo. Oddio, voi non avete idea di com'è divertente parlare di viaggi con Eliana. Ovviamente nel fuori onda si cazzeggia palesemente, perché quello facciamo, dai, Vabbè, diciamolo, certo. sfondiamo questo muro, si cazzeggia allegramente, Allora, ma una perché... componente del viaggio è anche il cazzeggio, cioè non è Ma che deve essere certo. sempre per forza una marcia della morte, oh, Soprattutto anche adesso. durante la pausa musicale, perché voi lo sanno tutti gli ascoltatori, lo imparerai anche tu. Noi dalle 9, 9 e mezza, 10, insomma, finché dura la trasmissione, che varia anche perché qui non c'è mai un orario preciso, va molto così a giorno per giorno. Noi abbiamo questo lato dove svegliamo questo nostro lato un po' pirlesco, diciamo così, Perfetto, la perfetto. parte più Io meno seria di noi, che siamo dei professionisti, benissimo. siamo tutti tra l'altro seri, bravi, eccetera. No, no, togli il Ma tutti perché io mi ci vuole. autoescludo. Cioè, se dobbiamo fare quattro quarti di persona, io 3/4 è pirlaggine. Ascolta, non sono per niente seria in queste cose. Ascoltatori, scrivete nella mail che voi volete Eliana tutti i giorni. Grazie, Oddio, la grazie di incateniamo cuore. qua e la teniamo Va qui con noi bene. tutte le mattine. No, allora la cosa divertente è che si parlava di dire: guarda, per me le persone possono fare quello che vogliono, per me, nel senso, ho visto anche persone andare in giro non vestite male, ma nel senso molto creative. E sinceramente io, boh, ne faccio né caldo né freddo. Se tu guardi, io mi ricordo che a New York, per esempio, tu puoi andare giù a far colazione in pigiama e ciabatte. Sì, li ho visti, però Nessuno ti dice confermo. niente. Ma meno male. Cioè, allora, il pigiama è il mio mood di sempre. Cioè, io da quando ero piccola, no, che portavo in giro il cane, ma anche adesso, cioè, io sono qua con i pantaloncini veramente brutti, antisesso, antiestetici del pigiama, perché cioè, è il mio mood, i pantaloncini del pigiama. Portavo in giro il cane sempre rigorosamente con i pantaloncini del pigiama. E nessuno deve osare dirmi niente. E poi quando ho visitato New York, ho visto che era normale, ho detto: sono a casa, anzi, sto meglio che a casa. Sto a casa.
viste, o sì, a New York ho visto di quelle cose ma veramente pazzesche, ma ripeto, senza nessun giudizio, perché io sono proprio l'ultima che può permettersi di giudicare e non mi piace neanche farlo, ma che mi hanno fatto sentire a mio agio, cioè proprio detto, oh, che bello, okay. Però di persone strane ne avrei viste tu viaggiando. Sì. Io le vedo qua in Italia, non, guarda, ogni tanto basta solo che vado nel paese di fianco per avere certi, sì, certe chicche. Io ogni volta che mi sposto devo sempre trovare il personaggio. Cioè il personaggio che identifica la mia giornata. Io ce l'ho il caso sempre. Umano, certo, ovviamente. Poverino, il caso umano è anche brutto. però nel senso non negativo della cosa, cioè che tu lo vedi e lo incaselli, sì, no, nelle tue categorie mentali, dici ok, quello lì è top. Perché così adesso è il limite da superare. Cioè dovrà essercene uno ancora più fuori di Melone che è peggio di lui. Ma lo fai con simpatia, ripeto, non vai mica a dirgli qualcosa, ci mancherebbe, o non vai neanche a fare delle facce schifate. Ma schifo di che, voglio dire, finché uno non ti opportuna lì, opportuna, no, come si dice, finché uno non ti rompe le scatole, ecco, sì, non sì, faccio sì. Ma guarda, avevo un vicino tempo fa che tutti lo chiamavano in un modo, io ho iniziato a chiamarlo in quel modo lì, no? Combinazione, sì. Poi un giorno è arrivato un pacco e quindi ho scoperto che aveva un altro nome. Certo. Perché il corriere si è rivolto a me e fa: ma guardi, guardi, io questa persona non la conosco, so che lì in quell'indirizzo lì c'è una persona, potrebbe essere lui, il cognome forse mi dice qualcosa, va da lì, nel senso non lo so, sì. Alla fine va lì, vedo che lo apre, dico: ma allora è lui, e alla fine gli dico: scusami, ma perché se tu hai un altro nome ti fai chiamare così? Ah no, vabbè, ma tutti mi chiamano così, va bene, capito, ma se il tuo nome è un altro fammi capire. È un classico. Ok, va bene, sarà l'aria. Guarda, che gira qui, boh. No, ascoltami, io ho metà dei parenti così, tutti i miei parenti dell'Abruzzo si chiamano in un modo, ma li chiamano in un altro, cioè perché mio zio Mario deve essere chiamato Roberto? Cioè, non l'ho mai capito, ascoltami, cioè, sono tutti parenti da parte di mia nonna, tu li conosci come Mario, e questo poi scopri che si chiama Roberto, cioè, ma neanche un nome similare, non so, Mario, perché non so, è Mario Luigi tutto attaccato, sì, sì, no? Sì. No, Roberto. Molto bene. E ancora adesso io mi chiedo se qual è quello vero, cioè è Roberto o è Mario, non lo so, quindi non mi dici nulla di nuovo, perché non so come, ma in Abruzzo, nel paese di mia nonna, questa cosa è comunissima. Indagheremo. Abitanti dell'Abruzzo, vi prego, scriveteci il perché vi fate chiamare in un altro modo. Sì, 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 ditecelo, perché vi giuro, io, mia nonna non ha saputo rispondere. È così, mia nonna, è così. Perché è così? Bene. È scientifico, perché è così, punto. Sì, diteci qualcosa, sfatate questo mito, veramente, dateci un perché. Perché se no non viveremo più di questa cosa. Esatto. Vabbè, ma dai, raccontaci qualche cosa divertente, sì, che hai visto, dai. Allora, io ho vissuto un mese in Germania nel 2017, perché sono andata a fare un corso intensivo in università di tedesco. Io ho la fissa della Germania, ho parenti là, ho antenati che sono tedeschi, eccetera, e praticamente un po' come meta, sogno, c'è sempre la Germania. Vabbè, sono andata a vivere. E sono andata a vivere ad Heidelberg, è una cittadina molto bella, tranquilla, non grandissima ma neanche così piccola, dove è meta turistica di molte persone. Vabbè. Quando poi ci vivi, al contrario del vederla solo magari per 3-4 giorni, ti rendi conto di tante cose che magari non vedi quando viaggi e basta, no? Ecco, questa cosa però devo sfatare appena quello che ho detto, perché non si poteva non vedere. Allora, c'era un signore sulla cinquantina o più o meno, che andava in giro, e penso ci vada ancora, sempre e solo in mutande. Lui era nudo, nudo proprio dalla testa ai piedi, non aveva neanche le scarpe, no? Aveva proprio nudità, solo con i suoi fantastici boxer, che erano sempre multicolori. Al che lo vedi una volta e dici: questo qua è ubriaco. Cioè, perché lo vedi, non so, alle 8 di mattina, perché io andavo in università, dovevo prendere l'autobus, scendevo, c'era quest'uomo. E dicevo: qua è ubriaco, è successo qualcosa, no? E vabbè, e rimani lì e cerchi di non guardarlo, perché cerchi di non guardarlo, alla fine lo vedi, no? E
e tu lo vedi proprio con la nonchalance del mondo farsi tutte le sue compere, le sue cose. Entrava nel supermercato, prendeva la verdura, la frutta, poi usciva, andava a bere il caffè, cioè come se fosse del tutto normale. Al che uno insomma, questi primi giorni che vivevo lì e che mi facevo tante domande, l'ho visto incrociarsi anche con una pattuglia di vigili urbani, al che ho detto, se è un fuori di testa, lo fermano. Oh, salutato, tranquillo, ma proprio, ciao, andiamo a berci qualcosa dopo, sì, finisco il turno e vengo. Ma oh, ragazzi, cioè, un mito, questo qua viveva così, adesso non so se in casa si vestiva e fuori si svestiva, ma questo qua era l'idolo, e penso lo sia ancora, di tutta la cittadina. Perché tutti lo guardavamo, ma con una certa ammirazione, perché poi era palese che non aveva nessun problema, cioè non è che lo faceva senza rendersene conto, lui era perfettamente conscio di quello che faceva, ok? Ed era proprio in uno stato di sciallitudine che non gliene poteva fregare di meno. Lui veramente andava in giro così, dalla mattina alle 8 alle 11 di sera. Tu lo beccavi? Ma sì, ma tu lo beccavi, non so, succedeva che magari mi dovevo fermare in università fino a tardi perché avevo le prove del coro, perché facevo anche il coro, eccetera, che magari finivo alle 9:30, alle 10, e lui era in giro così, tranquillo, proprio, beh, ragazzi, io sono figo, voi non siete un cavolo, oh, fantastico. Una volta gli abbiamo offerto un caffè, io e i miei compagni di corso, è arrivato, era davanti a noi, davanti al bar, mi ha detto, possiamo offrirgli un caffè? Io, va bene, proprio, ok. E abbiamo fatto un caffè, però non abbiamo osato chiedergli come mai andesse in giro nudo. Volevamo mantenere quell'aura di mistero, ma veramente. Ma poi alla fine vedi, dove non c'è giudizio, cioè, o meglio, dove non c'è il pregiudizio, esatto. Alla fine tu puoi andare in giro come caspita ti pare. Ma esatto, ma va bene così. Del male a nessuno. Cioè, perché uno può dire, non io in generale, può dire, il pudore, ma ci sono dei bambini, ma lui non faceva atti osceni, cioè lui non era lì a dire adesso faccio qualcosa davanti a un bambino, no, cioè era una persona tranquillissima, anzi se notava che magari c'erano persone che potevano dire qualcosa così, cioè lui prendeva, se ne andava da un'altra parte, ma non in Germania poi queste cose, almeno per la mia esperienza posso dire che non gliene frega niente a nessuno, un po' come New York. È chiaro che se tu superi un limite e puoi dar fastidio, certo, non penso colpo. Che questa persona andasse magari in ufficio o in una riunione di lavoro, so. Così, quindi laddove nella tua vita privata vuoi fare quello che vuoi, e tanto sei una persona comune come tutti gli altri, cambia solo il tuo abito. Ci sono anche persone, in UK ce ne sono più di una che sono uscite anche virali sui social, che comunque sono uomini di affari che vanno in gonna e tacco. Sì, anche in Germania c'è quel modello lì che adesso mi sfugge il nome, che lui è assolutamente una persona veramente wow, perché lo vedi che ha uno stacco di coscia della Madonna, che io neanche se facessi 50 squat al giorno riuscirei a avere uno stacco di coscia così, ok? Porta i tacchi a spillo, cioè tu lo vedi con la 24 i tacchi a spillo, ma dici, ma che cavolo di figo è questo qua? E vive una vita normale, e poi ovviamente, chiaramente, essendo un bel gnoccone, perché è alto una stanga, grosso, eccetera, lo vedi, lavora anche per dire Vanity Fair, altre testate giornalistiche di moda che lo considerano un modello. Ma io credo che sia sempre dovuto al come tu ti poni, perché se tu ti poni in un modo comunque serio, senza l'esagerazione, perché laddove c'è proprio l'ostentazione, allora puoi rischiare di sforare, perché uno ti direbbe vabbè anche un pochino meno, ma laddove sei la persona comune normalissima, come uno se uscisse in tuta, in jogging o coi jeans o coi tacchi, alla fine chi se ne frega, cioè quello che secondo me stona e che il più delle volte magari dà come dire, dà quel senso di stonatura, è proprio il quando si supera l'esagerazione. Esatto, allora, cioè alla fine uno deve viverla in maniera tranquilla, non deve ostentare, ma deve vivere bene con se stesso. Se vivi bene con te stesso puoi fare veramente quello che vuoi, ma veramente. Esatto.
Cioè, proprio la differenza è quel, sì, appunto, quel modello lì prende, va, fa la sua vita. Diverso sarebbe se quel modello lì inizia a dire: ah, guardate, io sono particolare perché vesto così. E allora lo sfoggia in ogni dove, lo dice in ogni dove. In quel caso lì darebbe fastidio. Ma non sì, perché porta la gonna col tacco, ma perché dà fastidio proprio l'ostentazione del voler essere a tutti i costi diverso. Alla fine siamo bravissima, tutti diversi. Se tu la vivi nella tua quotidianità, la diversità, ma chi se ne frega, sei una persona come tutti gli altri. Almeno questo è il mio pensiero, io ho sempre fatto luce. Cioè, persone che anche ho conosciuto persone che davvero viaggiavano tutto il giorno in pigiama e le ho viste fare call in pigiama. Ma alla fine era una normalità non ostentata, cioè era il loro modo, l'azienda ti permette di vestire come ti pare, non ti dice niente, purché tu sia una persona che nel lavoro rendi al 100%, se anche certo, ti vesti in pigiama chi se ne frega, stiamo parlando del nord, non ovviamente del mercato italiano, che ovvio che ci sono delle problematiche culturali a monte, ma ho visto altre zone, diciamo, del mondo dove questo attaccamento al come mi vesto non c'è. Ripeto, no, sempre no, no, laddove non devi ostentare di voler essere super diverso. Allora... No, no, ma lui lo faceva con una nonchalance, appunto. Sì, che, ripeto, all'inizio uno va a pensare, perché è una cosa talmente particolare che vai a pensare: questa persona qua non sta bene, cioè non si rende conto di quello che sta facendo. Invece vedevi che aveva dei comportamenti totalmente normali, cioè era la sua giornata, la sua vita, e lui la viveva così, ma tanto di cappello, ragazzi. Tanto di cappello, assolutamente. E questo era uno, uno che mi ha divertito. Era una persona molto a modo, molto tranquilla, molto divertente, non solo per questo suo modo di fare, ma era una buona, una bella persona. Cioè, parlandoci, capivi che era una persona davvero divertente. Quindi, wow. Poi, vabbè, ad esempio, quando siamo andati in Madagascar, dico andati perché ho fatto un viaggio di gruppo, il nostro referente, che era la persona che appunto ci aiutava nel caso ci fossero stati dei problemi, eccetera, e ce ne sono stati parecchi, era un ex generale, colonnello, non so, dell'esercito, che lui come pagamento, diciamo, oltre a quello che gli davano quelli del tour operator, diciamo, che organizzavano la cosa, voleva dei pacchi di pasta di una nota marca italiana, e quindi noi in 30 siamo partiti dall'Italia con un chilo di pasta nello zaino. Favoloso, cioè veramente, perché tu lo vedevi, no, che doveva essere di quella marca lì, perché lui la voleva di quella marca lì, che la rivendeva, non so bene a chi, non so bene come, non so bene a quanto, il mercato nero della pasta. Cioè, rendiamoci conto che a certi membri del mio gruppo, tra cui mia zia, io ho viaggiato con mia zia quell'anno, delle mie zie, hanno perso le valigie, cioè sono stati sfortunati, le valigie sono andate da tutt'altra parte. Questa poi ve la racconterò nel caso, è un'altra storia. Ma lui c'era rimasto male, come siamo arrivati? Perché c'era dentro la pasta! C'era la pasta! Cioè, lui si era fatto tutti i suoi calcoli mentali, ragazzi, perché sapeva che in quella giornata lì avrebbe guadagnato top, e invece l'aeroporto di Charles de Gaulle in Francia, a Parigi, gli ha perso la pasta! No, favoloso! Mancato poi, guadagno! Niente da dire, perché poi quando abbiamo avuto i nostri problemi, c'era, non è che diceva: oh, non mi ha portato la pasta, no, c'era. Però, cioè, io mi ricorderò sempre il suo sguardo quando ha sentito le valigie, fa: ah, e la pasta era nelle valigie? Sì, caro mio, era nella valigia, te la porto in uno zaino, la pasta, mi piace. Oh, meraviglioso. Magari nello zaino metto delle cose di prima necessità, non certo un chilo di pasta. Beh, vedi, sono aspettative diverse. Sì, cioè, vedi? E lui era... No, questa cosa qua della pasta. Che forte. Sì, era un po' il pegno, tra virgolette, non lo so, chiamiamola mazzetta, non so. Cioè, non è corruzione, ascolta, se uno non la portava... Non è che questo lo abbandonava nella selva oscura, Cioè, diciamo che era sottinteso che tu dovevi portarla. Poi, se non la volevi portare, vabbè, tu teoricamente veniva comunque pagato, no? Però, ecco, se la portavi... Facevi un uomo felice. Facevi un uomo felice, favoloso, favoloso. Però davvero, è stato un sant'uomo, perché
vuoi che fosse ex membro dell'esercito, vuoi che aveva un sacco di agganci, vuoi che fosse un uomo che probabilmente contava a livello locale. Ogni volta che abbiamo avuto problemi, e ripeto, ne abbiamo avuti tanti, soprattutto con il mezzo, perché ci si è scassato 3 volte, almeno chiamando lui, diciamo che le cose sono state abbastanza tempestive. Perciò gliene porto anche 10 di chili di pasta se poi effettivamente è lì. Esatto, no? Che faccio? Lascio, raddoppio, è meglio. Quindi top, lui fantastico, anche lui è un'altra persona che ricorderò per sempre, perché io sono appassionata di minerali, no? Faccio questo piccolo excursus. Sono laureata in mineralogia e insomma il Madagascar per me non era soltanto un viaggio del wow che bello, vado a vedere tutta la natura possibile, ma vado anche a comprare dei minerali. E infatti così ho fatto. La legislazione in Madagascar è una legislazione abbastanza tranquilla, nel senso che tu, se hai uno scontrino che attesta che hai comprato i minerali, puoi passare. Cioè è un commercio normale, non è che stai portando via della droga, no? Ok, però giustamente devi avere una bolla, insomma uno scontrino, chiamiamolo. Il problema è che poi la maggior parte dei minerali li compri al mercato, perché ci sono proprio questi mercati di minatori che poi si riuniscono spesso non lontano dalla miniera, in cui smerciano, e questi non ti lasciano niente. E non ti lasciano niente. È vero che non succede nulla, cioè veramente non ho mai sentito nessuno che sia stato fermato per un minerale che hai comprato comunque dando dei soldi, quindi non è che l'hai rubato, no? Però io, non so per leggere e scrivere, ho detto: senti, coso, qua questi qua mi vogliono vendere queste cose, cosa faccio? Le compro e non ho problemi? Oppure se le compro ho problemi? Perché prima di fare qualcosa ci si informa. No, tranquilla, vabbè, ci penso io. Vabbè, arriviamo al momento dell'imbarcare la valigia, lui in francese dice una roba alla hostess, che so che è una roba riferita ai minerali, e lei fa così con la testa, così, che vuol dire sì, e lui mi guarda e fa no problem, boh, a posto, posso smerciare, questa volta non si va in galera, via, esatto, posso smerciare quello che voglio, rubini, zaffiri, smeraldi dal Madagascar, che tanto c'è lui con la pasta che mi protegge da ogni problema. No, non ci sarebbero comunque stati problemi, ripeto, però sai, è la prima volta in un paese straniero, fai una cosa del genere, anche se è assolutamente consentito dalla legge. No, è sempre meglio informarsi, esatto, diamo il coso giusto, quindi informatevi sempre, perché la dogana degli aeroporti riservano sorprese. Esatto, io tra l'altro per non rovinarli li ho messi dentro le mutande, e nel volo interno, quando mi hanno fatto il controllo della valigia, guardando le mutande hanno trovato i rubini e si sono messi a ridere, e gli ho detto sì, è per non rovinarli, però ho trovato che non mi spazio. Fantastico. Ed erano ben avvolti nelle mutande, e ascolta, dove li metto altrimenti? Li dentro, guarda, fantastico. E quindi lui, un altro di quei personaggioni che ricordo con estremo piacere. Bene. Poi sì, dimmi. Sai che qui si è fatta una certa. Fermare. Perché io vado a ruota libera, cioè tenetemi. Voi non avete idea. Sì. Cioè... Vedi, perché ti porteremo qua più spesso, così almeno continuiamo le nostre chiacchierate. Adesso dobbiamo far andare a lavorare gli ascoltatori, perché sono qui, si abituano, che poi noi siamo qua a cianciare, invece dobbiamo trabajare. Al lavoro. Esatto, che sono qui, arriva mezzogiorno e poi non si fa nulla. Allora, bella gentolina, io prometto con Eliana che torniamo, quindi ogni tanto passa al mattino, dai, così ci facciamo un'altra bella chiacchierata. Poi certo, tanto la conoscerete anche da luglio in poi con il programma delle travel, quindi ci porterà anche direttamente nei luoghi dove lei è stata, così ci racconta anche tutto il viaggio e tutto quanto. Che dire, buona giornata, i programmi della giornata li conoscete ormai, io invece vi do l'appuntamento domani mattina, ancora 5 minuti, sempre qui 9 del mattino, per accompagnarvi all'inizio della giornata.